Qua c'è una particolarità. Questo è il grano tenero Maiorca, che è un grano precoce, vedi che è già secco. Questo è proprio un grano già completo, è arrivato. E a fianco c'è il grano tenero Verna, che è il grano che noi usiamo per la pizzeria. Lo riconosci dal colore diverso e lo riconosci perché è senza baffi. Lessi una rivista che si chiamava Terra Nuova. C'era scritto: da dove viene la tua farina? Il 60% del grano arriva dall'estero. E quindi nella mia idea di coltivare di nuovo i campi abbandonati a San Floro, mi sono detto: ma a San Floro si faceva il grano. Vado dalla mente storica, dalla memoria storica, che mia nonna e nonna mi raccontava del grano duro Senatore Cappelli. Allora mi metto alla ricerca di questo seme, lo trovo in un vicino qui di paese, a Sellia Marina, e investirò nel primo ettaro di grano che ho fatto personalmente. Questo grano però lo dovevo macinare, e quindi nonna mi raccontava che a San Floro c'erano 9 mulini a pietra, tutti andati dismessi e persi perché avevano aperto i mulini industriali più veloci. Troverò un mulino a Santa Severina, Crotone, prendo appuntamento con questo signore che si chiama Giulio e mi racconta di come funziona il mulino, grano tenero, grano duro, io non ne sapevo nulla. Mi macina la farina, torno a casa e ho questa farina integrale in purezza di Senatore Cappelli. È così che io entro nel mondo dei grani antichi. Il progetto Mulino nasce nel febbraio del 2016, quando io, disperato perché volevo risalvare e risanare un mulino a pietra, ho pensato di lanciare su Facebook una campagna di crowdfunding che mi permettesse di conoscere le persone con cui fondai insieme la società. Con grandissima sorpresa trovai 100 soci in soli 3 mesi che mi finanziarono l'iniziativa Mulinum, un casolare che è quello che vediamo, dove il grano diventa farina e la farina diventa un prodotto da forno e poi anche una pizzeria biologica. Mulinum è sala macine, trasformiamo il grano in farina, quindi è il nostro primo prodotto. Poi c'è il forno del pane, che è il secondo prodotto, e poi c'è il forno della pizzeria, che per me è la pizzeria e la ristorazione, è la terza attività che facciamo. E poi c'è l'e-commerce, quindi sono 4 i nostri interventi. L'azienda è già in attivo, abbiamo chiuso già i 2 bilanci positivamente. Oggi il prodotto che ci dà più soddisfazione è la pizzeria, il pane, poi arrivano i prodotti da forno come i biscotti e poi le farine. Mulinum nasce nel 2016, quindi dal 14 febbraio al 23 maggio costituiamo la società. Saremo dal notaio 101 persone. Queste 101 persone depositeranno ognuno di loro gli assegni circolari, firmo dal notaio e raccogliamo 500.000 euro di capitale sociale nel 2016. Durante l'estate ci autorizzano il permesso a costruire per fare questo bellissimo mulino in via edilizia, quindi rispettoso dell'ambiente. Il 31 gennaio abbiamo inaugurato. E dentro eravamo soltanto in 3 a lavorarci. Siamo cresciuti, oggi 2 anni dopo siamo in 11 a lavorare dentro Mulinum. La cosa incredibile è che dopo 2 mesi che abbiamo aperto Mulinum San Floro, un signore della Toscana, Massimiliano Leonardi, è venuto a vedere cos'è Mulinum. Però si è portato questa idea a Roma da alcuni suoi amici che avevano i terreni in Toscana, nella fattispecie Guido Venturini del Greco, e Guido, facendomi delle domande, analizzando il mio business plan, ci ha creduto quando qua ancora avevamo 0 euro di fatturato e mi ha permesso di fondare Mulinum Buonconvento. Quindi siamo a Siena, in Toscana. La bella notizia è che l'anno scorso abbiamo trovato alcuni partner che sono la famiglia Campana, Cosimo e Piero, dove stiamo costruendo anche in Salento, quindi siamo a Mesagne, Puglia, per fare la stessa iniziativa. Quindi immagina una filiera agricola divisa su più regioni d'Italia con un mulino centrale e un luogo di trasformazione e poi di vendita. Non essendo io proprietario terriero, ho creato intorno a Mulinum una filiera agricola, in modo da essere facilmente replicabile. Ovviamente per incentivare la produzione locale di questi grani antichi a bassa resa produttiva, noi di Mulinum abbiamo stimolato la filiera in questo modo. Prima abbiamo finanziato il seme e quindi noi abbiamo anticipato 30.000 euro per comprare il seme a 20 aziende agricole diverse. Il secondo incentivo è stato questo, quello di dire: quanto costa oggi il grano in Italia? 18-20 euro? Noi ve lo paghiamo 50, però ve lo paghiamo a 50 euro a quintale perché siamo partner e membri, se rispettate il disciplinare, che significa reputazione massima, 0 chimica e 0 veleni, analisi prima, analisi dopo. L'Italia che cambia per me è semplicemente quella manifestazione della volontà di pochi, di singoli, verso il cambiamento. È quella primo passo che alcuni riescono a fare, chiamateci coraggiosi o temerari, ma è l'esempio che si può fare. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia.